Volete vedere per chi mi sono preso una cotta? Alpina 110, una supercar in miniatura, una vettura pazzesca, reinterpretazione della gloriosa A110 degli anni 70, da cui ruba l'idea del motore posteriore centrale e della trazione posteriore, logicamente. Peso molto contenuto, 1100 kg, potenza di 252 cavalli e 320 newton di coppia. Alpine ha una chiara vocazione nel mondo dei rally. Negli anni 70 era una vettura molto nota nell'ambiente, ha vinto tantissimo, anche campionati. Noi, per rendere onore a questo fatto, siamo qua a Selvino, dove tra l'altro si è appena svolta una tappa del campionato mondiale rally WRC. Andiamo a provarla insieme. Eccoci finalmente a bordo di questa Alpine A110 che in modo molto tenero ho rinominato Pina. Siamo trovati subito d'amore d'accordo e si è meritata questo nome. Ora in questo momento la sto guidando in modalità normal. Come sentite, la voce è già presente, la macchina è già bella piena, è già bella carica. Però vi voglio stupire adesso, la macchina non spaventa, in modalità normal è una docile, può diventare tranquillamente una docile daily car, diciamo. Quindi è un aspetto che da una vettura col motore posteriore, con tutta questa cavalleria e questa sofisticazione tecnica, non ti aspetti. Poi andiamo a premere il tasto sport, che in modo molto sportivo, in modo molto racing, ce l'abbiamo direttamente qua sul volante. Qua la musica cambia, qua ragazzi la musica cambia, sentirete da subito il suono dello scarico molto più importante, specialmente in rilascio. Sentiremo, con il termine inglese, finalmente questi barbel, ok? Questi borbottii di scarico in rilascio che ricordano proprio una vettura da corsa, ma qua siamo su una vettura da corsa, sentite? È molto coinvolgente il suono. Lo sterzo diventa più duro, molto più rigido, la cambiata è molto più rapida e la sensazione della cambiata è molto più decisa, più dura, proprio come su una vettura da corsa. Mi basta poi andare a premere un po' più lungo il pulsante sport per cambiare completamente musica. Ora, questa modalità qua ve la consiglio caldamente di usarla solo in pista. Questa è la modalità track, abbiamo una cambiata ancora più robusta, la disattivazione del controllo trazione e il controllo di stabilità andrà in modalità pista, l'ESC. Vedete come si fa accompagnare in modo molto aggressivo? È un piacere guidare questa vettura. Non è più la macchina docile, pacata, educata come prima, ma adesso è molto più arrogantella. Wow! Abbassiamo un po' i battiti cardiaci e concentriamoci sull'abitacolo, sul cockpit. Abbiamo innanzitutto un display qua davanti completamente LCD, dove abbiamo tutte le informazioni che ci servono, e in base alla modalità che io ho inserito ho una visualizzazione diversa, ma la parte più interessante è proprio il display centrale. Il display centrale, come potrete vedere, ha già delle informazioni che possiamo trovare esclusivamente su una vettura da competizione. Vedete tutti questi parametri? Sono parametri molto molto selettivi, quindi qua i più appassionati della tecnica della vettura andranno veramente a nozze con questo sistema. Sempre parlando dell'abitacolo, posizione di guida.
Io sono molto alto e vi devo dire che mi trovo molto bene. Qua abbiamo, con mio stupore, un sedile Sabelt con la regolazione dell'altezza. Trovare subito la postazione di guida ideale ha già tagliato metà strada del prendere confidenza con la macchina. Se devo proprio trovare un difetto in questo abitacolo, avrei fatto un volante con una connotazione un po' più marcata. La qualità della pelle è incredibile, è veramente molto alta e il profumo che emana ricordano le macchine da corsa degli anni d'oro, ecco. Poi questo connubio di questa pelle, di questo colore, con il carbonio a vista, è veramente fantastico ed è molto ricercato. Piccolo difetto, la mancanza dell'autobloccante. Non manca di trazione tantissimo, perché abbiamo tanto peso dietro, però merita assolutamente un differenziale autobloccante. Comparto freni. Troviamo un diametro di dischi anteriori da 320 davanti e da 320 anche dietro, quindi abbiamo dei grandi freni. Reggono tantissimo le temperature e devo dire che non ho notato calo di confidenza con il pedale. E poi devo dire anche come assetto non sto sobbalzando per niente. La vettura non è una spacca schiene, assolutamente, è una macchina che copia bene le asperità e nonostante questo abbiamo un rollio che è abbastanza limitato, quindi tutto assolutamente nella norma. Sicuramente le versioni più arrabbiate di questa A110 saranno ancora più confidenti per la pista, ma trovo questa vettura così di setup, di assetto, davvero davvero perfetta.